Ministro, siamo al termine di una stagione turistica che non è una normale stagione turistica, ha un alto valore simbolico. Che cosa si è fatto e che cosa si poteva fare di più? È stata un'estate positiva con numeri anche superiori al 2019 in tante realtà, tra cui l'Abruzzo. E adesso cosa si poteva fare di più? Cosa dobbiamo fare di più? Perché ormai quello che è andato è andato. Quello che dobbiamo fare di più è preparare un'ottima stagione invernale. Abbiamo il piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo 1,9 miliardi di euro da spendere per le strutture turistiche. La ristrutturazione, come si può accedere al credito, soprattutto al fondo perduto? Allora, noi stiamo predisponendo delle norme, le abbiamo già viste, mi auguro a breve siano operative perché l'obiettivo è consentire agli operatori già quest'inverno di iniziare a programmare la messa a nuovo delle proprie strutture. Però la cosa importante è che queste risorse innanzitutto sono 1,8 miliardi che diventano almeno il doppio con l'effetto leva, più quello che ci possono mettere le regioni volendo. Quindi alla fine parliamo di diversi miliardi di euro e soprattutto su un orizzonte temporale lungo, non è solo l'anno 21, parliamo da qui al 2026, per cui l'operatore può programmare, che ne so, quest'anno cambio l'arredo, l'anno prossimo gli impianti, eccetera, di modo che in poco tempo, ma con organizzazione, possa mettere a nuovo la propria struttura, quello che serve. Un suo virgolettato è diventato quasi un motto per le stazioni sciistiche, l'importante è che si torni a sciare. Ma esattamente, ma non se ne può più. Ci sono amici miei, ma penso tutti quelli che amano sciare, che hanno consumato le lamine a furia di rifare le lamine. Noi abbiamo bisogno di consumarle sulle piste.